Andando dalla Chiesa, diamo ora la parola al professor Gerardo Colombo. Sì, che magari forse, boh, non so, sono stato a contatto 3 o 4 anni a Parma, magari posso chiamarmi professore, non so. Fa niente, adesso mi chiamo. Io ho questa mania di andare a vedere le parole della Costituzione, c'è in effetti una volta sola, nell'articolo 32, secondo comma, il rispetto della persona umana. Tutte le altre volte in cui si parla di rispetto, è rispetto dei principi, eccetera. E quindi posso dire. Sta di fatto che ha assolutamente ragione Nando quando dice che il rispetto della persona permea tutta la nostra Costituzione, no? E pur non essendo praticamente citato, se non quella volta, che ripeto, può sfuggire. Io però, purtroppo il tempo è poco, perché io vi terrei qui, ma veramente vi terrei qui delle ore. Quindi siete lì tutti che sorridete, vi sentite sollevati perché il tempo è poco e quindi a un certo punto ce ne andremo, che ho tante cose da fare peraltro. Volevo prima di tutto chiedere scusa, perché questi qua sono appunti che ho preso mentre tutti pensavano che mandassi messaggini, invece no, stavo prendendo appunti, perché sono arrivato alle 3:30, però devo dirvi anche che è stato un puro caso che io arrivassi alle 3:30. Perché qualche difetto di connessione, eccetera, mi avevano. È stato un caso che io non sia andato alla Casa della Memoria. E allora sei arrivato verso le 5, 5 e mezzo, perché non è che sia vicinissimo, e non è neanche direttamente collegata con i mezzi. E peraltro alla Casa della Memoria mi sembrava che l'orario fosse alle 3:30, quindi sono riuscito. Però non tergiversiamo perché ho tante cose da dire, chiedo scusa. Chiedo scusa e dopo aver chiesto scusa, ecco, io vorrei parlare soltanto un attimo del sistema della Costituzione, perché secondo me ancora noi complessivamente non ci siamo entrati dentro. Poi vediamo spirito e lettera della Costituzione, magari io vedo forse non tanto, io sono d'accordo con tantissime, quasi tutto, forse tutto quello che ha detto Nando, salvo un aspetto che poi vedremo, che è però un aspetto diciamo, di strumenti. Questo qua adesso mi si spegne con tutte le volte che lo lascio perché sono in debito di batteria. Ecco, il sistema della Costituzione. Noi, credo, generalmente non abbiamo ancora capito del tutto. Perché se l'avessimo capito, forse guarderemmo la Costituzione in un modo diverso. Allora, io credo che sia ormai, secondo me, almeno indubbio che la parola, ma è stato anche detto, fondamentale, il fondamento della Costituzione sta in una parola, in due parole, che sono dignità pari dignità. Tutto il resto discende di lì. Se noi leggiamo, proprio stando attenti alla consecutio, l'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di razza, sesso, religione, lingua, opinione politica, eccetera. Vediamo che esiste proprio una consecutio tra la dignità e. Vedete, noi diciamo che siamo uguali, non è vero che siamo uguali, sono uguali i nostri diritti. Noi siamo disuguali. Siamo diversi per sesso, etnia, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e condizioni sociali. Siamo diversi, ma caspita quanto siamo diversi. Quel che dice la Costituzione è che la nostra diversità non può essere causa di discriminazione. Questo è il fulcro, questo è ciò che tutto il resto della Costituzione è votato, è indirizzato a rendere vero. La Costituzione è stata scritta perché sia vero che tutte le persone sono degne tanto quanto le altre. Sta qui la Costituzione. Tutto il resto è strumento. Siccome tutte le persone sono degne, allora le loro differenze non possono creare discriminazione.
siccome tutte le persone sono degne, allora l'Italia è una repubblica democratica, perché se tutte le persone non fossero degne allo stesso modo, ma non avrebbe senso che fosse una democrazia, no? Se le persone fossero un pochino degne e un pochino indegne, eh beh, dovrebbero governare i degni. Che senso avrebbe una costruzione diversa? E siccome tutte le persone sono degne, allora, prendo a caso, la scuola è aperta a tutti. E siccome sono tutte degne, allora le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. E siccome sono tutte degne, l'Italia ripudia la guerra ed esclude la pena di morte. Sta tutto lì, sta tutto lì. Il riconoscimento della dignità pari, che è una cosa che, generalmente parlando, agli italiani non sta bene. Tu lo chiami lo spirito della Costituzione, io lo chiamo cultura, poi la differenza è soltanto terminologica. Agli italiani, in genere, non sta bene che tutte le persone siano degne allo stesso modo. Cioè, ce n'è qualcuno a cui sta bene, però la cultura generale è esattamente indirizzata, ma è fortemente indirizzata altrove. Io non ci trovo neanche tanto di strano, perché l'Italia è stata fascista fino a quando il fascismo ha cominciato a perdere la guerra, o no? L'Italia ha applicato le leggi razziali, che sono state emanate nel 1938. Il 1938 sta soltanto 8 anni prima dell'inizio della scrittura della Costituzione. Non erano passati neanche 8 anni dall'emanazione delle leggi razziali quando si è cominciato a scrivere la Costituzione. Allora, cosa possiamo aspettarci? Cioè, cosa fa la Costituzione? Fa un miracolo e rende i fascisti, non erano tutti fascisti, perché c'era anche chi il fascismo l'ha osteggiato, chi è stato in carcere, chi c'è morto. Non erano tutti, ma tanti sì. Cos'è che la Costituzione arriva e improvvisamente trasforma la cultura, il modo di intendere, il modo di pensare le relazioni con gli altri da un giorno all'altro, da cultura fascista a cultura democratica, a cultura rispettosa della persona? Ma non ci riusciamo neanche adesso. Io mi stupisco, mi meraviglio che noi continuiamo a regolamentare la materia penale usando un codice che risale al 1930. E poi tante cose sono cambiate nella parte speciale, nella parte generale, sono quisquiglie quelle che sono state modificate. E mi chiedo, ma vi sembra possibile che un codice penale scritto dal fascismo vada bene per la nostra Costituzione, per il sistema delle leggi scritte, delle leggi che la nostra Costituzione prevede dovrebbero organizzare il nostro stare insieme? Ma vi sembra possibile? E sono passati 70 anni. E ancora, per dire, perché c'è la parte generale che è quella che parla del dolo, della colpa, della capacità di intendere e di volere, del rapporto di causa, eccetera, delle pene, così, eccetera, eccetera, eccetera. Qualsiasi governo, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, si trova in difficoltà qualsiasi parlamento estrema con la CEDU, con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ci condanna spesso, perché invece il trattamento che subiscono i detenuti è frequentemente, forse possiamo dire sempre, degradante. E tutte le volte in cui si tratta di affrontare qualche situazione particolarmente che turba, no? E la strada qual è? Quella di aumentare la severità delle pene, magari poi oggettivamente senza applicarle in tanti casi, perché quanti colletti bianchi stanno in prigione in Italia? E non si evidenzia anche qui il conflitto tra la Costituzione scritta e la cultura. La cultura continua a dire che in prigione ci vanno i poveri cristi, o no? E allora in prigione ci vanno i poveri cristi, possiamo scrivere tutto quello che vogliamo, ci sono anche lì delle eccezioni, possiamo scrivere tutto quello che vogliamo, ma in prigione ci vanno i poveri cristi,
generalmente. Perché nel conflitto tra la regola e la cultura, indubitabilmente prevale la cultura. Tu hai ragione a dire che bisognerebbe fare una ZAN lotta contro l'evasione fiscale, perché l'evasione fiscale è, toglie le risorse. E i diritti, qui apro una parentesi, poi la chiudo rapidamente perché veramente se non mi fermate, il tuo compito, Carlo, è di fermarmi a un certo punto, perché se no io vado avanti. Eh sì. Diritti che sono citati, mi sembra, 44 volte nella Costituzione. Sì, o dovere o doveri. Sei. E questo ci dice tanto della Costituzione. 47 volte ricorre la parola diritto o diritti, 6 volte ricorre la parola dovere o doveri. Perché la nostra è una Costituzione leggera. Cioè, è una Costituzione che guarda alla creazione di una situazione sociale vivibile, in cui i doveri esistono soltanto se sono funzionali all'esistenza dei diritti. Non può esistere un dovere fino a se stesso. Esistono dei problemi, secondo me, richiamare il termine etica, perché è un termine che delle volte, sai, qual è stato lo stato per antonomasia etico, se noi guardiamo al passato? E forse più di tutti è stata la Germania nazista. E perché dire che ne esistono tante. Lo spirito della comunità che si contrappone alla Costituzione ha una sua etica. Altro che se non ce l'ha una sua etica. E per i tempi era etico o non era etico bruciare gli eretici? È un po' difficile riuscire, allora bisognerebbe questa parola riuscire a definirla meglio a seconda del momento, a seconda della, io che forse la parola è una parola eccessiva quindi non la uso, a seconda della convinzione di fondo sul come si sta insieme. E la Costituzione esprime un modo di stare insieme che è estremamente chiaro. La Costituzione ha una sua etica, che è l'etica del riconoscimento della dignità, che purtroppo, secondo me, non è l'etica della cittadinanza, guardandola nel complesso, della cittadinanza italiana. Esiste in Italia una riprovazione morale. È riprovato chi paga le tasse. Eh sì, esiste una riprovazione morale, certo che esiste una riprovazione morale. È riprovato chi osa dire, ma quello lì sì, non ha commesso un reato, però si è comportato male. Perché la regola ormai è quella che al di là del riconoscimento formale della commissione del reato, tutto è consentito. È riprovato il whistleblower. No, lo sapete, il soffiatore nel fischietto, cioè quello che in una determinata situazione organizzata, sia un ente pubblico piuttosto che un'impresa, racconta le malefatte dei suoi colleghi. E quello è riprovato o no? A caspita se è riprovato. Bisogna, questo non soltanto in Italia, in tanti altri stati, ma bisogna tutelarlo e difenderlo. Bisogna preoccuparsi che resti anonima la sua segnalazione, cioè che non si possa collegare la denuncia a chi l'ha fatta, perché se no corre dei guai. A tanto che se non esiste, esiste la riprovazione. E potremmo dire paradossalmente che è riprovata la Costituzione. E poi della Costituzione alla fin fine, ci si può fare, si può fare anche a meno, no? Cioè, ipocritamente la si può esaltare e poi nello stesso tempo ci si può comportare al contrario. Ecco, l'evasione fiscale,
Io spero che i tempi siano cambiati, però 25 anni fa, Mani Pulite, noi abbiamo chiesto, il giudice ha applicato più di 100 misure cautelari del carcere, più di 100 appartenenti alla Guardia di Finanza. Perché la cultura era quella che la Guardia di Finanza la si pagava. Erano molti di più di 100, regionale della Polizia Tributaria di Milano. Ma io spero che le cose siano cambiate molto, moltissimo. Ma come riuscire oggettivamente a verificare in primo luogo, no? E in secondo luogo a sanzionare un comportamento così diffuso? È sostanzialmente impossibile, è difficilissimo, perché è talmente diffuso che come fai? Quante sono le persone che... Perché noi pensiamo poi noi pensiamo a sempre, l'evasore è sempre uno ricchissimo, no? Magari delle volte l'idraulico, no? Non pensiamo mai... Beh, non lo so, cioè ci sono anche quelli che fanno le fatture. Io, se fossi un idraulico che fa le fatture, poi mi arrabbierei. È meglio dire quasi sempre. Quasi sempre. Non lo so, ci sono, ma molto spesso i medici. Molto spesso i medici. Qualsiasi partito votino, compreso quello che ho a sinistra di tutti. Beh, io non ne ho trovato ancora uno di professore di liceo che faccia. No, no. Però è la stessa storia dell'idraulico, quasi sempre succede. Allora, capite qual è il problema? Il problema è sempre quello del primato, della cultura rispetto alla legge. E allora io non vedo altra strada per uscire da tutto ciò che non sia quello dell'educazione, che certo può essere fatta a vari livelli, perché può essere fatta in università, si potrebbe fare anche in Parlamento, forse. Ma qui siamo sempre nella situazione del gatto che si morde la coda, no? Perché se la cultura generale è quella che la Costituzione, sì, la mettiamo lì e poi facciamo altro, poi chi è che comincia? Il problema è proprio riuscire a trovare il bandolo della matassa. Paradossalmente, il dato strano nel nostro paese sarebbe proprio la Costituzione. E perché è una legge che non è condivisa dalla generalità delle persone. E secondo i principi della democrazia, le leggi non condivise poi o non si rispettano o si cambiano. E succede così, no, generalmente. Salvo che non si riesca a dare alla Costituzione un senso. Ma alla Costituzione il senso lo si dà andandoci dentro. Lo si dà riuscendo a capire. Noi siamo abituati, purtroppo anche questo, no? A giocare sul deve. No? Siccome è una legge, allora deve essere rispettata. Perché la Costituzione deve essere rispettata? Perché? Perché deve essere rispettata? Perché da parte di una cittadinanza che è convinta di altro è necessario rispettare la Costituzione? E bisogna chiedercelo, dobbiamo chiedercelo noi per primi, perché se non ne siamo convinti in profondo che esista una ragione dimostrabile, che è il caso di rispettare la Costituzione, poi non possiamo trasmetterla dagli altri. E se ne siamo convinti, poi va a finire che limitiamo di molto la nostra trasgressione nei confronti della Costituzione. Perché c'è un sacco di gente, veramente, ma ce ne sono tante, che anche convintamente
si presentano come assertori della Costituzione che poi fanno altro. È un po' come con le regole in generale, no? A me succede, io vado in giro spesso per le scuole, mi chiamano, mi invitano, non... e vado a parlare di regole, e di solito giro in treno, in aereo, vabbè, qui, ma anche qui. E magari c'è un paese dove il treno non arriva, vengono a prendermi in macchina. È quasi la regola che chi viene a prendermi in macchina, mi ha invitato per parlare di Costituzione, sale in macchina, suona il telefono, si mette a parlare mentre guida. Sì, sì. E poi mette giù e dice, questi italiani non rispettano mai le regole. E poi una volta, ma qualche volta dice, ma guardi, questo qua, lei chiuda gli occhi, perché nel senso vietato, ma qui facciamo molto prima. È veramente, eccetera, eccetera, eccetera. Capite? Qui è proprio necessario riuscire a trasmettere quello. Perché la Costituzione? Perché altrimenti non si va da nessuno. Perché la Costituzione, e noi lo dimostriamo in primo luogo rispettandola, noi per primo. Che è una cosa che io vedo difficilmente fare. Per esempio, no? Cioè questo punto di partenza, che è il punto finale, la dignità della persona, a tutti i livelli, a tutti i livelli. La dignità è un valore, la dignità, e quindi è un valore il rispetto della dignità altrui? Guardiamo a livello politico. A livello politico ci si insulta, cioè la politica oggi non si fa attraverso l'esposizione delle idee, ma attraverso la denigrazione dell'avversario, che è esattamente l'opposto del rispetto della dignità. A Torino, non... A proposito del rispetto, altro che dignità, della fisicità della persona. E basta, andiamo in giro in strada, proviamo a circolare con la nostra macchina, ma gli insulti non sono... ma delle volte scappano anche noi, giusto? Vero? E questa è proprio questione di educazione, no? Riuscire ad arrivarci, a vedere nell'altro, perché il rispetto della dignità della persona è il riconoscimento, prima ancora che il rispetto, il riconoscimento della dignità della persona, presuppone il riconoscimento dell'altro come persona, che sembra essere una cosa difficilissima di questi tempi. Allora, io adesso concludo rapidamente, anzi ho concluso, io credo che sia necessario pensare soprattutto alla scuola, soprattutto alla scuola, nella quale ci sarebbe da cambiare chissà, che, chissà quanto, però questo è un argomento che tratteremo un'altra volta, perché se no non finisco più. Grazie.